Vediamo che cosa dice l'oroscopo oggi. Si vede che non hai niente da fare se leggi l'oroscopo. Su un giornale da donne, tra l'altro. Le donne sono le uniche a capire gli uomini. Noi non le capiamo mai. E allora sono acquario. Acquario, dunque. Vi cimenterete un'impresa disperata. Non ci credo. Che però non è destinata al successo. Stai prendendo in giro, dai, Giorgio, resta a cena con noi. È l'anniversario del nostro matrimonio. Almeno voi avete qualcosa da festeggiare. Invece noi abbiamo perso con l'Ascoli, capisci? Con l'Ascoli! Mica col Bayern Monaco, con l'Ascoli, capisci? Devi tornare! No, Giorgio, mi dispiace. Dai, per favore! Siamo per ultimi, l'anno scorso a quest'ora stavamo primi in classifica. Adesso sei guarito, stai bene, e su. Io non torno indietro. Io però per te sono tornato. Quando tu mi hai chiamato io stavo in America, mi hai detto per favore, Giorgio torna. E io questa cosa, adesso tu me la devi. Te la devo? Sì. Te la devo, ma scusa, mica decidi tu. Però ho parlato io con tutti quanti, sono tutti d'accordo, no? O vuoi rimanere qua a fare il nonno che non hai neanche i nipotini? I nipotini arriveranno. Giorgio, ma sai una cosa? La settimana scorsa Artemio Franchi in persona era seduto lì, dove sei seduto tu adesso. Mi ha corteggiato per 2 ore. Ha detto che avevano un disperato bisogno di me. E io ho detto no, grazie. Capisci? Ho rinunciato alla nazionale. Che cazzo te ne frega della nazionale, che è una squadra di froci di Milano e Juventus, per favore! È una squadra, tu! È una squadra, un'altra cosa, vuoi davvero vederci affondare? Mi dispiace. Non ti dispiace, non ti dispiace affatto, perché sennò a quest'ora tu saresti già a torti quinto. Ma che non è così. Invece sì, tu sei come tutti gli altri, buono soltanto a parlare, poi quando è il momento ve ne andate, siete buoni soltanto a parlare e poi mi lasciate da solo e ve ne andate tutti quanti. Perché siete tutti uguali, lo sapevo anche tu. Giorgio, io non sono tuo padre. Lo so benissimo cosa sei.